gestori della mafia hanno tanta paura di chi pensa, hanno tanta paura di chi ragiona con la propria testa. Lunga vita e prosperità. Piace questa sigla, amici, bentornati al gioco dell'estate. È morto, non è morto? Prigozhin, ci giocheremo questa sera nel cercare di decodificare le notizie che arrivano dal fronte. Con me Nicola Bizzi, titolare, Tom Bosco, titolare, questa sera tutti in DeLorean, un po' così. Abbiamo fatto una versione limousine della DeLorean insieme al buon Mesbet. Come state, amici? Sì, beh, Gian, a te ti abbiamo messo nel bagagliaio, però. Sei tanto sto piccolino, ci sto. Vai, Nick, scusa se ti ho interrotto. No, no, nessuna interruzione, stiamo facendo i saluti. A proposito, un saluto a tutti. Bene, allora, bello perché abbiamo detto, allora, ognuno di noi è stato in qualche modo impegnato nel cercare di capire quel che sta accadendo. Noi come al solito lo faremo con un po' di satira, un po' di ironia. Le notizie sono importanti, non vanno prese alla leggera, ma cerchiamo in qualche modo di stemperare lo stesso i toni. Tanto c'è già chi vuole rattristare, angosciare e spaventare. Noi vogliamo semplicemente informare e, se si può, anche intrattenere, no? Sì, è nel nostro DNA, perlomeno in quello di Nick e nel mio. Siamo fatti così, che ci vuoi fare? Siamo fatti così. Fra l'altro, per l'occasione sfoggio anche una versione XL di Facciamo Finta che ho giuntato, le metto un po' come repertorio. Nick, che cos'hai? Eccolo qua. Ah, Santa Madre Russia. Guarda un po'. Io invece ho la Harley Asinon, la moto prodotta qui in Sardegna, come vedete. È la Harley Asinon. E non so se vedete anche la... lui dice... E in penna pure, pure. Un po' una versione dei Men in Black. Comunque vi mostro una cosa che mi è arrivata ieri sera, la stavo aspettando, mi era stata annunciata, è un regalo di un mio fan, si chiama Aldo, e insomma, perché mi è arrivata, vediamo se riesco a farvi vedere. Ah, che bello. Sì, no, che bello, ragazzi, cioè, c'è un motivo per cui ve la mostro. Vediamo che devo arrivare, dov'è? America. Arriviamo. Eccola qua. Asia. Sì. Guardate un po'. Non so, è che avvicinando la telecamera si sfoca. Comunque, sì. Insomma, in pratica, in questo mappamondo... Riuscite a vedere cosa c'è scritto sopra Asia? Tartaria. Ragazzi. Ne vedremo delle belle, Tom, ne vedremo delle belle. Ma io quando vado in spiaggia ne vedo già delle belle. Noi dobbiamo immaginarle, però diciamo che qualche minuto accademico l'abbiamo passato, il buon Mesbet pronto in regia. Allora, amici, La cosa più difficile da fare in questi momenti è decodificare, filtrare, cercare di capire ciò che ci viene detto, ciò che si vuole far capire e ciò che si cela dietro la notizia. La notizia principale in questo caso è il video, l'abbiamo visto tutti, chissà se buon Mesbet ce ne può passare un frammento. Un aereo non sembra colpito da nulla, ma un aereo che va giù, una lista passeggeri nel quale da subito figurava Prigozhin, e quindi di lì è partito tutto un teatrino in nottata per chi l'ha seguito. C'è, non c'è, forse abbiamo trovato il telefonino, ma lui non c'è.
forse abbiamo, ma no, forse in realtà erano il numero uno e il numero due di Wagner, però strano che viaggiavano insieme, no, ma forse esatto, un altro aereo. Ecco, questo è stato un po' una tarantella di notizie fino ad arrivare a stamattina, dove è stata confermata, o almeno dalle versioni ufficiali, la morte di Prigozhin. Su queste, eccolo qua, questo è un video, non si capisce assolutamente nulla, fra l'altro colpisce anche la zona in cui è avvenuto, perché è tra Mosca e San Pietroburgo, sicuramente un po' troppo all'interno. Lo stesso Zelensky ha detto: noi non c'entriamo nulla, sappiamo bene di chi è la colpa. I media occidentali dicono: è Putin che vuole lanciare un messaggio. Bah, a voi la palla. Se devo dire la mia riguardo, sinceramente non me ne curo più di tanto. Che Prigozhin sia vivo, che sia morto, non cambia niente. Lui è stato, ed è stato fino ad ora, la bandiera, diciamo, l'uomo di facciata della compagnia Wagner, ma non è il manager, il leader, il factotum di questa organizzazione militare. E ne abbiamo già parlato in altre puntate, ci sono ben altri personaggi, l'organizzazione è più che attiva, è attiva in vari paesi del mondo, fra l'altro, soprattutto in Africa. E io non mi curerei più di tanto di questa notizia, che sembra molto una coreografica psyop. I casi sono due: o è morto o l'hanno fatto fuori i servizi russi come rappresaglia per certe sue alzate di testa, oppure è una psyop e vogliono dichiararlo morto per qualche ragione. Ma è comunque in ogni caso un elemento di distrazione da tutt'altro. Ogni tanto arrivano, no, queste, chiamiamoli psyop, chiamiamoli notizie curiose, notizie da interpretare, che servono per distrarre l'opinione pubblica. La realtà, la notizia più importante secondo me è che ieri c'è stata l'ennesima pulizia di ufficiali NATO in Ucraina, in due attacchi mirati. Poi gli ucraini hanno perfino osato di attaccare la Crimea con dei barchini e sono stati catturati immediatamente, chiaramente. Avevano perfino issato una bandiera. Siamo veramente alle comiche. E piuttosto ci saranno tante, secondo me, d'ora in poi notizie di distrazione, sempre di più. Perché parliamo un po' di astrologia, che di astrologia non si parla mai abbastanza. C'è una situazione per settembre preoccupante. Non è che io voglia spaventare i nostri ascoltatori, però è sempre meglio avere delle avvisaglie di una probabile situazione piuttosto che farsi trovare impreparati. E c'è un quadro di guerra per quanto riguarda l'Europa. L'astrologia è matematica, e l'astrologia parla chiaro. La si può interpretare in tanti modi, ma alla fine, gira di gira, i dati sono quelli. C'è un quadro di guerra che riguarda una fascia di paesi europei. Non l'Italia, o meno, o meglio. C'è un pezzettino d'Italia che è incluso in questa fascia. Ma per farvi capire meglio, ne avevo già parlato alcuni mesi fa, ma c'è un post che aveva fatto su Facebook il bravissimo astrologo, eccolo qua, vado a ricercare, Massimiliano Gaetano. Lui aveva pubblicato un post, ne ha pubblicati tanti, anche molto interessanti, in riferimento alle eclissi che ci sono state e che ci saranno, ma questo è emblematico perché parla del grande astrologo arabo Ibn Ezra e parla di una certa congiunzione che adesso si sta verificando. Lui scrive testualmente: questo post lo scrissi e lo pubblicai alcuni mesi fa. E secondo un metodo previsionale tramandatoci da Ibn Ezra, è necessario osservare nel momento in cui si verifica una congiunzione, grande, media o piccola che sia, Saturno-Giove, è bene osservare
in caso di questa congiunzione Saturno-Giove, la posizione di Marte. Marte lo sappiamo, no? Nella mitologia è una divinità associata alla guerra e non solo, ma anche in astrologia Marte è connesso con la guerra, con lo scorrere del sangue, con i conflitti, con la conflittualità. Ibn Ezra, affermava testualmente: in ogni congiunzione di Saturno e Giove dovete osservare il luogo di Marte, perché se nella rivoluzione dell'anno Marte si trova assieme a Saturno o a Giove in opposizione o in quadratura ad essi, scoppieranno guerre nel mondo. E guardate bene, non si è mai sbagliato questo grande astrologo arabo. Ogni volta che ci sono state congiunzioni di quel tipo e che Marte era interessato, ci sono stati dei conflitti. Questo avverrà, scriveva Ibn Ezra, quando il segno finale della congiunzione di Saturno e Giove raggiungerà il luogo di Marte. Ora, la congiunzione media semplice di Saturno-Giove, come scrive Massimiliano Gaetano, è stata il 21 dicembre del 2020 ed è avvenuta a 0 gradi in acquario. Al momento della congiunzione Marte si trovava a 23 gradi in ariete. Ma se per perfezione portiamo il luogo della congiunzione Saturno-Giove-Marte, ciò avviene dopo 2 anni, 9 mesi e 6 giorni dalla data della suddetta congiunzione. E badate bene, ci stiamo avvicinando a quella scadenza. Fine settembre 2023. Dal momento che Marte si trova nel segno dell'ariete, come affermava Ibn Ezra, vi sarà grande spargimento di sangue in ogni città il cui segno zodiacale è l'ariete, oppure in ogni città dove l'ariete si trova, in uno dei suoi cardini. Ora, io non ho modo qui di farvi vedere una mappa che lui ha pubblicato, ma se si osserva questa mappa, che è realizzata in base alla coreografia tolemaica, è possibile notare quali siano i territori al momento di questa scadenza, che è fine settembre, che sono interessati dall'appartenenza a Marte nell'ambito di questa congiunzione. Ed è curioso osservare che questi territori non riguardano tutta l'Europa, ma riguardano una particolare fascia che va dall'attuale Ucraina alla Polonia, la Germania, la Francia e le isole britanniche. Più ci potremmo mettere anche l'Ungheria e la Cechia e la Slovacchia. Grande la regia che l'ha già messa in sovraimpressione. Sì, sicuramente Mesbet l'ha trovata. Ora io stavo guardando il post e non vedo la regia, ma... Sì, la stiamo vedendo. La cosa interessante è che sotto il segno di Marte viene incluso da questa mappa anche il territorio della Palestina, e che notoriamente include anche l'entità sionista. L'Italia non è compresa se non nella sua parte settentrionale, oppure c'è nord-orientale. Nord-est. Quindi se pensiamo per esempio ad Aviano, pensiamo a certe basi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, questo è uno studio astrologico, per carità. Ma io ho sempre dato grande importanza all'astrologia, se studiata e applicata con rigore scientifico e con metodo, perché l'astrologia ci può dare effettivamente un quadro di situazioni che poi si presentano. Io ho tanti amici astrologi molto bravi, fra cui Fabio Borghini, che saluto e che ci ascolta, e vi posso dire che spesso e volentieri hanno azzeccato delle previsioni inquietanti dalla vicenda, fra virgolette, pandemica, fino a tante altre, fino anche a situazioni belliche, e prevedendo bene i terremoti, prevedendo bene anche lo scontro, l'operazione speciale in Ucraina, eccetera, eccetera, eccetera. Fine settembre, perché? C'è anche una logica, guarda caso, perché chi sta ai vertici delle organizzazioni sovranazionali, chi sta ai vertici delle corporation, di certe lobby, conosce molto bene l'astrologia, la usa, la applica e pianifica in genere azioni, colpi di Stato, avvicendamento di presidenti, elezioni,
Addirittura, pensate, come avveniva ai tempi del governo, del famigerato governo Conte bis, quello del periodo più oscuro della nostra storia, e addirittura sceglievano le date per fare le riunioni del Consiglio dei Ministri sulla base di calcoli astrologici. Io non credo che un personaggio come Conte abbia questa competenza, ma qualcuno lo imbeccava e lo dirigeva chiaramente. Quindi il fatto che per fine settembre si prefiguri uno scenario bellico, guarda caso per un'area che si collega con l'Ucraina fino ad arrivare alle isole britanniche, è inquietante. Ora, la cosiddetta controffensiva è stata una farsa colossale, sarebbe una farsa colossale se non fosse anche un immane tritacarne umano, perché sì. Questa presunta sedicente controffensiva non ha fatto altro che macinare definitivamente ciò che restava delle forze armate ucraine e distruggere in buona parte, si parla già di oltre un 50% dei vari carri armati, dei Leopard, degli Abrams, dei Bradley, tutti i mezzi dati da questo marcio occidente ormai in declino, ma che però spende per le armi. Questa controffensiva è fallita e non hanno guadagnato niente se non due o tre villaggi che i russi stanno già riprendendo. I russi sono, l'esercito russo è all'offensiva in determinati salienti del fronte, soprattutto a Kupiansk, in direzione di Kharkov. Il primo che dice Kharkiv lo prendo a calci perché si dice Kharkov in russo. E non mi riferivo a voi, ma ai vari commentatori televisivi e non, perché molti pronunciano delle città che storicamente sono russe con pronuncia ucraina, che già è una cosa aberrante. Quindi diamo pane al pane, vino al vino, pronunciamo Kharkov. E Kharkov presto cadrà perché sì. Non, l'hanno già data perduta, secondo indiscrezioni, perché sono talmente concentrati a cercare di sfondare le linee russe a sud, cosa che non riescono comunque a fare, che l'esercito ucraino ha già evacuato tutta una serie di insediamenti, di villaggi e di città nell'area di Kupiansk, e si appresta a farlo anche nell'area di Kharkov. E questo è impressionante perché è un implicitamente ammettere che non difenderanno quei territori dall'avanzata russa. E questo è molto interessante. Quindi si prefigura uno scenario, ora arrivano le piogge. L'estate tecnicamente è finita. Purtroppo, io dico purtroppo perché a me il caldo non dispiace, ma dalla settimana prossima si piomberà decisamente in autunno anche qui. Ci saranno piogge, alluvioni, inondazioni sicuramente, e caleranno le temperature minimo di una decina di gradi. Ma qui siamo in Italia, e in Ucraina caleranno molto di più, e lì a settembre arriva la stagione delle piogge. Qualche volta già a ottobre ci sono le prime nevi. Cosa significa la stagione delle piogge nella steppa ucraina? Pantano. Chiedetelo ai tedeschi nel 40, sì, insomma, cosa sono trovati ad affrontare andando verso Mosca, insomma, verso quel periodo lì, nel 42. Allora, quando c'è stata quell'inondazione, che quando gli ucraini hanno distrutto quella diga, si sono allagate varie zone, poi le hanno prosciugate piano piano. In alcune zone dove l'acqua poi è defluita, e c'erano ancora tedeschi impantanati dal 43. Esatto. Sì, con tanto di elmetti, sì, piantati sì. Nel fango. Quindi, no, per concludere, la stagione delle piogge in Ucraina decreterà la fine di qualunque velleità zelenskiana o NATO di controffensiva, perché non potranno avanzare neanche di 100 metri. Né con Leopard, ma neanche se avessero una nave rompifango, che non esiste. No, anche perché i carri armati tipo i Leopard, i Bradley, o peggio ancora quelli inglesi, non mi ricordo mai come si chiamano, sono talmente pesanti, non sono progettati, non sono assolutamente adatti come tecnologia per quel tipo di ambiente bellico. Scusa se ti ho interrotto, ma mi sembrava importante. No, giuste osservazioni. Quindi questa cosa sta facendo da un lato sta portando a ragionare molte teste anche nell'Alleanza Atlantica. Sono sempre di più i funzionari
coloro che vorrebbero chiudere questa partita in maniera definitiva, salvando in parte anche la faccia, ma dall'altro lato sta facendo esasperare certe elite di potere che vogliono la guerra a tutti i costi, che sono determinate soprattutto negli Stati Uniti a infliggere alla Russia una sconfitta strategica che non riescono a infliggere. Quindi sono capaci di qualsiasi colpo di coda, sono capaci di qualsiasi false flag, di qualsiasi incidente. Quindi lì non potranno più avanzare. La Russia sta già passando al contrattacco, farà una controffensiva, non tanto nelle aree del sud, nelle aree del Donbass, dove lì è steppa e effettivamente sarà anche difficile avanzare, ma dove continuerà a distruggere con attacchi mirati i depositi di armi ucraini e i comandi. Ma farà un'offensiva nella parte settentrionale. Io non escludo anche potenzialmente un'offensiva dalla Bielorussia. La Russia deve in tutti i modi, entro la fine dell'anno, liberare Odessa, liberare Kharkov e chiudere la partita a livello territoriale e possibilmente anche liquidare Zelensky. Il problema è quello che può succedere in Occidente. Sono capaci di qualunque false flag. Perché una guerra? Perché questi sono capaci di utilizzare la Polonia come pedina per il loro gioco mortale. Sì, tra l'altro la Polonia sembra anche ben disposta a farlo, e questa è la cosa allucinante. Non tanto sì. I polacchi quanto i vertici, ovviamente. Sono dei pazzi curiosi, scatenati. Sì, hanno già pronto un piano di invasione della Galizia che si vogliono riprendere, quindi tutta la regione di Leopoli che era un tempo stata polacca, lo sappiamo. E addirittura c'è un piano che circola voce che sia addirittura concordato con la Russia, ma io non ci credo finché non lo vedo, di spartizione territoriale. Nel senso che quando la Russia farà una controffensiva massiccia e arrivando a Odessa e quindi potenzialmente poi a minacciare la Galizia, che alla Russia neanche interessa, e i polacchi entreranno in massa con intere divisioni in Galizia per respingere la minaccia russa. Scusa, ma ha un po' di déjà vu questo scenario, anche se lo ritengo... Cioè, questo è il 39, è settembre del 39, solo sì. Che al posto dei tedeschi ci sono i polacchi stavolta, al posto della Polonia c'è l'Ucraina. Guarda, Tom, c'è un mio amico di Latina, Mario, che saluto, che mi fece già notare, quando è iniziato tutto questo delirio nel 2019, dice, guarda, sembra una replica della Seconda Guerra Mondiale. Immaginiamo che il 2019 sia il 39. Immaginiamo che il 2020 sia il 40. Ah, la guerra ormai esplosa nel pieno delle sue facoltà. Immaginiamo che il 2021 sia il 41. Che il 2022 sia il 42, che il 2023 sia il 43. Nel 2023 ci fu la battaglia di Stalingrado che segnò una svolta nelle operazioni. Fu l'inizio della sconfitta del Reich e fu l'inizio della controffensiva dell'Armata Rossa. E anche l'8 settembre 43 l'armistizio e le truppe allo sbaraglio, ecco, quindi anche lì soprattutto in Italia per... sì, è una data fondamentale. Guarda, vado a prendere una cosa che divertirà, molto interessante, ma che divertirà i nostri ascoltatori. Intanto voi proseguite. Sì. Ti aspettiamo, Tom, lascio a te la palla. L'analisi che ha fatto Nick finora è perfetta. Tra l'altro, vi anticipo che proprio i primi di settembre farò una trasmissione particolare con una ospite particolare che praticamente a suo dire, e non ho motivo per credere il contrario, insomma, ci teneva molto a parlare non tanto del fatto che lei da qualche tempo è entrata in contatto con Gustavo Roll, dal mondo, cioè praticamente Gustavo Roll si è fatto a livello medianico, sì. Sì, si è fatto avanti con lei e lei ci tiene molto a parlare di questa storia, guarda caso,
perché a suo dire e soprattutto secondo appunto Gustavo Roll, guarda caso, proprio da settembre in poi si prospettano dei periodi estremamente pericolosi e difficili. Guarda caso, combacia con quello che ha anticipato dal punto di vista astrologico il buon Nick, al quale ricedo volentieri la parola. Visto che... Molto interessante. Fra l'altro Fabio Borghini, l'astrologo che prima ho menzionato, non Gaetano che ha fatto questo studio su settembre, ma Borghini, che fra l'altro ha previsto con settimane di anticipo il terremoto dell'Aquila e i terremoti dell'Emilia Romagna con i suoi calcoli astrologici, e li ho pubblicato la settimana scorsa, che sta andando veramente bene questo libro, Attivare la pineale, dove c'è il tema natale di Roll, fra l'altro, perché ha pubblicato i temi natali di tutta una serie di personaggi, e su Roll dice delle cose molto interessanti. Poi ve le lascio scoprire leggendolo. Sì, se vi va, facciamolo un bel approfondimento su Roll, perché io avevo proprio in mente una... Ah, guarda che bello! Bello, mitico. Ho trovato nella mia biblioteca una storica rivista, Realtà Sovietica, era la rivista dell'Associazione Italia-Unione Sovietica, e usciva negli anni 60-70. Questo numero, che è del maggio 1970, è uno speciale sulla controffensiva sovietica del 43, che poi arrivò fino alla vittoria, fatto nel 25esimo anniversario dell'Armata Rossa. E ci sono degli articoli interessantissimi e degli special su tutti i vari tipi di carri armati utilizzati dai sovietici in questa poderosa avanzata. Quindi magari faremo un giorno una trasmissione per parlarne. Ma volentieri, volentieri. Un Dom, che sarà il tuo divertimento. Ah beh, sì. La battaglia di Kursk. Sì, tornando a Roll, Mesbete e i ragazzi lo sanno, proprio in questi giorni stiamo preparando una puntata su Roll, quindi guarderò molto volentieri anche l'appuntamento tuo, Tom, con la tua ospite, e poi aprirà un filone perché ci sono anche delle profezie di Roll riguardante la popolazione italiana, sì, di cui vi voglio veramente parlare. Ed è poi chi ha avuto a che fare con Roll a Torino sa che bisogna tenere la mente aperta, perché quando si tratta argomento Roll delle sincronicità accadono sempre. Già, è vero. Quindi, è divertente anche in qualche modo approcciarsi e passare da Roll per diverso tipo di tematica. Quindi lo faremo. Però Tom, io e te ci siamo sentiti e mi sa che siamo un po' sulla stessa lunghezza d'onda, perché più io vedo i media tradizionali sicuri, più mi viene il dubbio che sia l'opposto o che non sia come loro ce la raccontano. Mesbete, se vai in editoriale puoi trovare anche un articolo che io ho selezionato, come al solito. Ormai sapete che il mainstream è l'antitesi del giornalismo, e mentre tutti sono lì, ma cosa sarà successo, cosa non sarà successo, questa strana similitudine del telefono di Prigozhin trovato vicino all'aereo caduto, ma non ancora lui, sì, mi sa molto come mi ricorda la bandana o i passaporti dei dirottatori l'11 dicembre. Sì, quindi mentre un po' di dubbi ce li abbiamo, invece Repubblica è strasicura e va così, vai con l'articolo, e quindi dici, vabbè, e allora ci abbiamo ragione noi. La vendetta plateale pianificata da mesi, così Putin si è liberato dell'ex amico ribelle Prigozhin. Allora, se lo dice Repubblica, sono veramente ridicoli, ma io non lo so come fa. Allora, È indicativo, fra l'altro, visto che trattiamo anche questo argomento, io voglio anche ringraziare chi ha visto l'editoriale di mercoledì, e domani, che venerdì, farò un altro editoriale perché sabato siamo a San Marino, però riguardante anche gli articoli di Repubblica e il non volerla dare vinta alla verità, lo dice veramente, ne vediamo anche di belle. Chissà se mi ritrovi anche quella, l'articolo su Djokovic, Mesbet, perché Repubblica quello ormai è ormai sia,
la Repubblica delle Banane si dovrebbe chiamare, Repubblica delle Banane. Sì, e ma se è offensivo per le banane, scusa, è veramente offensivo per le banane. Perché io lo dico spesso, io sarò l'ultimo iscritto all'albo del giornalismo a livello italiano, però lo dico sempre, allora, ordine dei giornalisti, io sarò l'ultimo, per carità, non sono capace, non importa, farò le cose da solo e va bene, ma loro non sono più giornalisti, quindi prendiamo almeno provvedimenti. Io non dico che allora perché io sono bravo, ma loro non sono giornalisti. Piuttosto, guarda, a proposito, la stampa ha superato la Repubblica in quanto a ignominia, ma dai, degenerazione. Visto che, allora, io mi sono battuto per anni per l'abolizione di determinate leggi liberticide sulla libertà di espressione, in particolare anche per la legge Mancino. Poi non c'è stato verso di fare un referendum, perché in Italia i referendum poi non funzionano. Comunque, anche se vincono, non vengono rispettati. Esatto. Purtroppo non solo in Italia. Ma un articolo che è uscito sulla stampa giorni fa, in cui definiva eroi senza macchie, senza paura, i criminali del battaglione Azov, meriterebbe una denuncia, visto che sarebbe perseguibile proprio ai sensi della legge Mancino. È vero. Quindi io vi invito tutti i nostri ascoltatori, lo farò anch'io questa settimana, inondiamo le procure di denunce contro la stampa, contro quel giornalista che ha scritto l'articolo, perché questi non la devono passare liscia. Va bene che ci riversano falsità tutti i giorni e rimangono impuniti, ma quando sono perseguibili, attacchiamoli con le loro stesse armi. Facciamoli sentire il fiato sul collo a questi disinformatori di Stato oltraggiosi. Guarda, Tom, guarda l'articolo che ha preparato Mese, poi, ti, sì, poi mi taccio. Già lo conosco. Fantastico. Djokovic vince il torneo. Ma fare la storia del passante da favola di Alcaraz. Ma che cazzo vuol dire? Ma cos'è? Ma che notizia è? Questo è proprio fare gne gne gne. Vabbè, comunque. Ma è allucinante. Cioè, ormai l'asticella l'alzano, ogni giorno l'alzano sempre di più, che ormai ci vuole il telescopio Hubble per vederla da terra, l'asticella loro. Vabbè, comunque... spendiamo due parole così per riassumere un po', comunque cercare di riassumere gli elementi che finora siamo stati in grado di raccogliere intorno alla questione di Prigozhin. Intanto direi, ma questo aereo, abbiamo visto il filmato, prima ce l'ha fatto vedere, come è caduto questo aereo? Cioè cos'è che l'ha fatto esplodere? Perché intanto c'è una singolare coincidenza, qualcuno l'ha osservata questa coincidenza, visto che prima parlavamo di coincidenze, questo evento è accaduto il 23 di agosto, esattamente 2 mesi dopo la famosa insurrezione di Prigozhin che è avvenuta il 23 giugno. Sì. Cioè la data del 23, secondo alcuni, è difficile pensare a un caso. Naturalmente c'è chi ipotizza che possa essere appunto una sorta di vendetta da parte di alcune sezioni delle forze armate russe che non hanno digerito il fatto che il 23 Prigozhin, o chi per lui, abbia abbattuto un Ilyushin con a bordo dei piloti russi, cioè insomma, ha abbattuto un aereo russo con tanto di equipaggio, e questa cosa da alcuni ambienti evidentemente non è andata giù. Però questo, adesso stiamo soltanto mettendo insieme degli elementi, ma non vuol dire nulla, perché è anche chiaro che se qualcuno ha interesse appunto a fare una false flag, come citava, una messa in scena, come diceva appunto Nick prima, è evidente che utilizza anche questi artifici simbolici, queste date particolari, in modo che nell'immaginario collettivo si vada in una direzione piuttosto che in un'altra. Cioè, il fatto che sia accaduto proprio il 23, ripeto, dal punto di vista simbolico può avere una valenza, ma non è detto che, cioè, non, non,
questo non ci dice nulla sui veri mandanti o i veri esecutori di quello che è accaduto, e noi non sappiamo ancora effettivamente che cosa è accaduto. Quello che sappiamo per certo è un aereo come quello, che tra l'altro l'Embraer è uno degli aerei col più alto indice di sicurezza del volo che esistano nel mercato da anni, cioè è un aereo assolutamente... Poi basta vedere il video, non è che un aereo cade dal cielo in quel modo, si vede chiaramente che ha preso fuoco, si vede chiaramente che a un certo punto si stacca anche la sezione di coda, quindi anche ammesso che con la sezione di coda ancora intatta, comunque sta cadendo in vite piatta, quindi praticamente irrecuperabile, cioè quell'aereo è in qualche modo esploso in volo, ok? Quello che resta da stabilire è come è esploso, attraverso... Perché tra l'altro in alcuni video si vede chiaramente nella porzione di cielo da dove l'aereo scende, precipita, si vede una scia, una nuvoletta, qualcosa che potrebbe essere il segno lasciato in cielo dall'esplosione dell'aereo o il segno lasciato da un missile antiaereo. Ora, è veramente difficile fare la quadra qui, perché alcuni elementi basati sui rottami che sono stati fotografati al suolo, alcuni elementi, per esempio, alcune parti del relitto sembrano perforate da uno shrapnel, cioè la tipica detonazione di un missile antiaereo. Va detto però anche che, per esempio, la sezione di coda, che avrebbe dovuto, essendo anche tra l'altro vicina ai motori, avrebbe dovuto essere quella più perforata di tutte, o comunque dovrebbe mostrare esattamente questo tipo di segni, non ne mostra. Quindi, e poi aggiungo un altro elemento, se fosse stato, perché ci sono varie argomentazioni, è stato abbattuto con un missile a spalla antiaereo, no? Di quelli tipo Stinger, tipo quelli, insomma, i vari tipi di manpad si chiamano adesso. Ma quel tipo di armamenti lì non può raggiungere, hanno una quota massima a cui possono raggiungere i bersagli che va dai 12 ai 15 mila piedi, ecco. Quell'aereo viaggiava oltre i 20, era intorno ai 20.000, quindi intorno ai 10.000, intorno ai 6-7.000 metri, diciamo, di quota, era sui 6.000 metri, tra i 6 e 7.000 metri di quota, usiamo la scala metrica, perché sennò. Quindi era come quota al di fuori della portata di, per cui uno dice, ecco, sono stati infiltrati ucraini che si sono appostati lì. Intanto come avrebbero potuto sapere eventuali infiltrati che quell'aereo passava di lì, e quale dei due aerei, perché Prigozhin nel suo staff usava sempre due aerei, e tant'è che in volo quel giorno, cioè ieri sera, nelle ore in cui è avvenuto quello che è avvenuto, di Embraer appartenenti alla Wagner ce n'erano due in volo, perché Prigozhin ne aveva sempre, un po' come, se ricordate, anche la buonanima di Mattei, anche lui aveva provato a usare questo, diciamo così, questo artificio, perché anche lui aveva sempre due aerei pronti, all'ultimo momento andava su uno. Sappiamo che c'erano due Embraer appartenenti alla Wagner in volo, tant'è che alla notizia dell'abbattimento di uno, l'altro ha fatto marcia indietro ed è tornato verso, è atterrato a Mosca. E non si sa, sarebbe curioso, interessante sapere chi è sbarcato da quell'aereo, se capite a me. Ecco, visto che prima parlavamo di cellulari trovati, cioè sarebbe interessante vedere chi si è imbarcato sull'altro aereo e chi ne è sbarcato poi tornato a Mosca, e chi si è effettivamente imbarcato sull'aereo i cui rottami adesso sono sparsi nella via verso San Pietroburgo. E allora, potendo escludere da un punto di vista tecnico un missile antiaereo a spalla, rimane un missile antiaereo, un S-300, un S-400, cioè missili proprio della difesa aerea che potevano
sono fatti apposta per raggiungere quelle quote. Il punto è che come fai a nascondere, diciamo così, un'evidenza così eclatante? Non è che lo nascondi in un fienile, una batteria di quei missili lì, ma soprattutto se tu lo lanci fino a quella quota, una scia di condensazione di qualche tipo, a qualche quota, la fa. E non si è vista nessuna scia dal, diciamo, dal livello del suolo andare nella porzione di cielo da cui poi abbiamo visto scendere il senza controllo la Embraer in questione. Quindi rimane l'ipotesi più probabile di una bomba a bordo. Ora, come si fa? Cioè, stiamo parlando di un aereo che veniva, diciamo, fino a pochi minuti prima del decollo sottoposto a controllo di sicurezza, arrivavano anche i cani, cioè di tutto. Cioè, come fai a, anche ammesso che ci sia una squadra di infiltrati a, diciamo così, a riempire di esplosivo un aereo, che poi ne devi riempire di esplosivo due, perché non sai quale sarà, a meno che tu non abbia una conoscenza dall'interno esattamente di quale aereo, su quale aereo si imbarcherà Prigozhin, no? E adesso ho sentito parlare, cioè, tra le tesi che stanno evocando, sì, effettivamente non hanno minato o comunque riempito d'esplosivo l'aereo. All'ultimo minuto hanno portato a bordo dell'esplosivo mascherato da qualcosa. C'è chi parla di una cassetta di legno contenente vini molto pregiati, di cui Prigozhin, sai, andava piuttosto, insomma, apprezzava questo genere di mercanzie. Però, insomma, che arriva all'ultimo momento una cassetta, cioè, mi ricordo un po' Nick, questo episodio lo conosce sicuramente, di quando Hitler visitò il fronte russo e gli misero a bordo dell'aereo proprio una cassetta di non so che cos'era in quel caso, con una bomba che però fallì, non esplose, quindi venne scoperta dopo. Vabbè, chiusa la parentesi storica, la curiosità storica più che altro. Comunque, il punto è questo: probabilmente quell'aereo è esploso a causa di un meccanismo esplosivo sistemato a bordo. Con ogni probabilità poteva essere proprio qualcosa portato all'ultimo momento o in mano a qualcuno, insomma, potrebbe anche essere. Però rimane il fatto che finché non ne sapremo di più, anch'io ci andrei molto cauto a dire, a vendere la pelle dell'orso prima di aver effettivamente verificato se l'orso sia morto o meno, mettiamola così, usando... Perché... Una precisazione, questo non vuol dire che allora si ripresenta fra una settimana? No, non è detto. Potrebbe anche essere negli accordi, non mi stupirebbe se dopo una vita passata in quel modo, intanto in quello che viene ricordato come un finto golpe, era chiaro che quella era un'altra manovra e si vedevano anche immagini dei due insieme senza tensione, quindi io escluderei le tensioni fra i due, a meno che non siano molto bravi nel recitarlo. È stato da prima impiegato in Africa e già durante quel finto colpo di Stato si diceva comunque verranno poi dislocati in Africa, dove hanno compiti più redditizi da portare a termine. Dopodiché, avendo magari concluso l'ennesima missione, potrebbe anche essergli stato concesso un va bene, ora puoi uscire di scena, il tuo l'hai fatto, simuliamo la tua dipartita e ricreati pure una vita dove più ti aggrada sotto falsa identità. Quindi in ogni caso io anche in quel caso non è che rispunterà in modo da poter dire avevamo ragione, era tutta una messa in scena. Secondo me la versione ufficiale rimarrà questa. Però ricordando anche di tutti gli speciali fatti proprio su di lui e sul suo anche grande capacità di trasformismo, in realtà non escludo che ad una certa lui possa anche aver voluto uno stop e una nuova vita, no? Guarda, secondo me è ancora un po' troppo presto possiamo fare tutte le ipotesi che vogliamo ed è anche giusto che le facciamo sulla base degli elementi che abbiamo a disposizione naturalmente, però io aspetterei ancora qualche giorno,
in modo che di solito, no, nei primi, nelle prime ore, dopo un po', cioè nelle prime ore, nei primi giorni, alla fine ci sono degli elementi che, se si riescono a diciamo così, a mettere insieme in modo costruttivo, poi alla fine è un qualcosa di più, non tanto credibile, ma quanto più preciso si riesce a mettere insieme. Per carità, certe anomalie, anche per qualunque persona intelligente, sono emerse già nei primi minuti o nelle prime ore. Mi riferisco per esempio all'11 settembre, che è stato uno degli eventi più eclatanti della nostra storia. E anche qui, francamente, ci sono degli elementi che lasciano, fanno sospettare. Poi, per esempio, i dati di volo registrati da Flight Radar 24 mostrano delle cose strane, cioè l'aereo stava salendo di quota in quel momento e c'è un brusco e, per un certo punto di vista, anche inspiegabile abbassamento di velocità mentre l'aereo saliva, ma non, cioè, ancora prima che l'aereo precipitasse. Cioè, Capri, c'è uno sbalzo di oltre 100 nodi nella velocità, che poi però riprende, che praticamente quando un aereo in salita, perché dovrebbe perdere velocità, 100 nodi di velocità, una bella velocità, sono quasi 180 km orari, quasi 200 km orari, così, vabbè, è un dato tecnico che a chi ci ascolta può, cioè, non ne può fregare di meno, anche a me, però diciamo da esperto, cioè esperto, da appassionato aeronautico, noto questa stranezza e mi domando a che cosa possa essere dovuta. Poi c'è un altro elemento che secondo me vale la pena di notare, ovvero sia, di solito Prigozhin e Chekalov, che un po' era il suo braccio destro, non volavano mai insieme nello stesso aereo, ma in questo caso sembra essere accaduto esattamente questo. Anche questa è un'anomalia abbastanza strana, cioè su quell'aereo, un po' come l'intero governo polacco, ti ricordi, Nick? Cioè, è strano che volassero tutti insieme, comunque i vertici della Wagner, nello stesso aereo, piuttosto strano. Questo così, non si fa mai in ambito militare, come presidente e vicepresidente, cioè, il numero uno e due di un qualcosa di così importante, c'è un vice apposta. Quindi se poi fanno le stesse cose, in realtà ha poco senso avere un vice. Sì, ma io torno a dirlo, non mi farei distrarre più di tanto dalla questione Prigozhin. Sì, sono d'accordo. Cambia poco ai fini della guerra in corso. Sì, tra l'altro poi c'è una singolare coincidenza di un'altra persona che in qualche modo era legata, anche se non direttamente, ma era legata a Prigozhin e alla Wagner, che praticamente la notizia praticamente è stata data, da quanto mi risulta, 2 giorni fa ed è stata confermata ieri, se vi ricordate il famoso, insomma, Armageddon, no? Mi riferisco al generale Surovikin, no? Che tra l'altro è stato destituito dal comando delle forze aerospaziali russe, lui era il comandante delle forze aerospaziali russe. Ed è stato destituito proprio 2 giorni fa, la conferma è arrivata ieri, e c'è anche questa singolare, diciamo così, coincidenza di date, coincidenza di diciamo così, su Surovikin sembra quasi, ho letto da qualche parte, che la famosa, la famosa battaglia di Arkhiomsk, come la chiamo così, se no Nick. sapete che, insomma, è stata una lunga, sanguinosa battaglia portata avanti dalla Wagner, ma leggendo in giro mi sembra che dietro questa operazione militare ci fosse proprio Surovikin, che in stretto collegamento con Prigozhin. E quindi prendiamo nota anche di questa strana cosa, la destituzione dal comando delle forze aerospaziali di un personaggio piuttosto importante, che insomma è diventato anche familiare attraverso, diciamo, sui media, no?
Diciamo che per il momento abbiamo diversi puntini da collegare, mettiamola così, e mi sembra un po' presto, dobbiamo aspettare che emergano altri puntini per collegare e vedere il quadro d'insieme. Però alla fine mi associo assolutamente a quello che ha detto Nick, alla fine sì, interessante quello che è successo, ma non è questo il punto, cioè altro che questo vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, giusto? Sì, qui dobbiamo piuttosto concentrarci, secondo me, su quello che può fare la Polonia, quello che può succedere fra Polonia e Bielorussia, perché io facevo questa considerazione: se si dovesse arrivare a una guerra devastante che va a interessare, come diceva quella previsione astrologica, tutta quella fascia che va dall'Ucraina fino alla Polonia, Germania, Francia e isole britanniche, questa guerra può derivare esclusivamente da un incidente. Perché? Perché né la Francia, né la Germania, né tantomeno la Gran Bretagna, che fanno la guerra per procura, avrebbero l'intelligenza, la follia, la determinazione o anche i mezzi per attaccare la Russia. Non lo farebbero mai, sarebbe una follia, anche perché sanno benissimo che ci sarebbe una risposta immediata. L'unica mia preoccupazione è che ci sia una false flag nucleare che parta da qualche paese NATO, dalla Germania addirittura, un missile, magari con testata nucleare, verso il territorio russo. Dovesse succedere questo, si verrebbe a creare quello scenario, perché ci sarebbe una risposta immediata russa, a questo punto non più con armi convenzionali, nei confronti o della Polonia o della Germania o della Francia o della Gran Bretagna. Pensateci. Stavo pensando al mosaico. Ecco, fra l'altro, anche a proposito di questo e di quello che è accaduto al BRICS, vorrei una vostra opinione, perché sempre di distrazione di massa o di propaganda trattasi anche questa ossessione che ultimamente in ambito BRICS si è avuto per il polo sud della Luna, e quindi in tutti i modi non hanno trovato miglior periodo che i russi fallire l'allunaggio con Luna 25, e gli indiani invece ce la fanno. Ma dico, ma in questo momento storico tutte queste risorse da impegnare lì ha così senso, o magari avrebbero potuto impiegare quei soldi e quelle risorse anche per, diciamo così, muoversi in ambito di alcune risorse energetiche o di alcuni elementi sempre più preziosi a livello energetico che, guarda caso, stanno muovendo il mondo e che magari troviamo già sulla Terra in altri luoghi, no? Anche meno esplorati, anche meno ambiti della Luna. Tutti vogliono andare lì a far che, quando magari in un momento, cioè non hanno trovato un momento migliore per andare a giocare a chi fa il video più fake sulla Luna. Non lo so, vorrei la vostra opinione. Ma guarda, ora non penso che si tratti certo di fake in queste missioni. E missioni spaziali non si fanno in una settimana, non si preparano in un mese. Queste sicuramente erano due missioni preparate da anni. E non so se sia una coincidenza o se abbiano deciso di comune accordo di farle partire quasi in simultanea, perché in effetti sono partite quasi in simultanea, e sono importanti strategicamente sia per la Russia che per l'India queste missioni, perché al di là del risultato servono per far vedere al mondo la loro capacità aerospaziale in fase operativa. È un modo per sbandierare anche la propria capacità, e soprattutto per la Russia, perché questa missione, a prescindere dal fatto che abbia avuto un fallimento nella fase finale con lo schianto della sonda, ma è stato uno schiaffo morale nei confronti della NASA, pensateci, la NASA che propina solo stronzate da anni,
che non è più in grado neanche di fare missioni operative, che si appoggia alla società di Elon Musk, addirittura per raggiungere la stazione spaziale, ma ce ne rendiamo conto. Sì, aspetta, perché fino prima di Musk si appoggiava proprio ai Soyuz russi per proprie missioni. Sì. Quindi ben vengano le missioni. Il problema di fondo è un altro. Chi c'è sulla Luna, a chi appartiene la Luna, sappiamo, io non sono fra quelli che negano che gli astronauti siano andati sulla Luna. Io dalle informazioni che ho, i video sono falsi, quello è chiaro. Vi hanno fatto vedere tutta una montatura, ma non voglio tornare su una questione ormai lunga e spinosa sulla quale ci potremmo dilungare delle ore. E in realtà le missioni Apollo sono continuate ben oltre quelle note e soprattutto con tecnologie diverse da quelle note, con tecnologie diverse anche la fantomatica missione Apollo 20, che molti si sono sprecati nel definire un fake, una montatura, io la ritengo estremamente attendibile. Anch'io. Quella che, dove russi e americani andarono per ispezionare una immensa astronave, che tra l'altro è anche visibile dalle mappe lunari, è lunga circa 3 chilometri, dove avrebbero trovato anche dei corpi ibernati. E si fa presto a dire fake, no? Ogni volta che vogliono negare qualche notizia la bollano con fake e la gente ci crede, no? E i veri fake sono i filmati che ci hanno sempre fatto vedere, che ci hanno sempre propinato. Quindi la questione sta a monte, cioè di chi è la Luna, chi c'è sulla Luna, chi è che ha impedito che le missioni lunari proseguissero in maniera ufficiale. C'è tutto un discorso dietro che io mi auguro che venga alla luce molto presto. Io ci ho fatto un video che ho pubblicato una settimana fa o poco più, appunto, si intitola "Ma davvero non siamo mai stati sulla Luna", dove spiego un po' tutte queste cose. Io sono assolutamente d'accordo con te, Nick. Sulla Luna ci siamo stati e come, ma non certo nei tempi e soprattutto non nei modi in cui ci hanno raccontato. E concordo anche sulla questione dell'Apollo 20. Secondo me si fa presto a dire fake. Guarda, mi sembra molto più realistico il materiale che abbiamo potuto vedere dell'Apollo 20 di tutte le porcherie ufficiali che ci ha mostrato la NASA, che poi la NASA... Cioè, e poi... io cito qui, l'ho già detto anche in altre sedi, ma ripetita Juran, io nel 2004 ebbi modo di, l'ho avuto ospite al secondo convegno di Nexus, Richard Oakland, che è stato un collaboratore della NASA molto importante, ed è stato colui che ha, diciamo così, mostrato al mondo o comunque divulgato al mondo la questione della famosa Sfinge di Marte, che poi è stata ripresa anche in un bellissimo film, Mission to Mars, lasciamo stare adesso la cinematografia. No, perché è curioso, perché la NASA ha contribuito con tutti i mezzi possibili e immaginabili alla realizzazione di questo film di Brian De Palma, perché non sapeva, cioè, all'ultimo momento, nella sceneggiatura data alla NASA, non compariva nessun cenno alla Sfinge di Marte, che poi compare nel finale del film. La NASA si incazzò a morte, tant'è che poi i complottisti, Brian De Palma, famoso regista, lo conoscerete senz'altro, aveva un fratello non altrettanto famoso dal punto di vista mediatico, ma molto famoso negli ambienti della scienza e della free energy, Bruce De Palma, inventore tra l'altro di un generatore free energy, che misteriosamente morì poco dopo la realizzazione di questo. Insomma, vabbè, tra il fatto che Bruce De Palma faceva ricerche in campo energetico estremamente scomode e anche il fatto che era il fratello di un regista andato in disgrazia a causa di un affronto che fece, diciamo così, alla NASA e anche al sistema, se vogliamo, al sistema dell'entertainment dell'epoca, perché fece un film che comunque
è un gran bel film e anche piuttosto scomodo, se vogliamo. Ma detto questo, citavo Richard Owen, mi ha detto in un'intervista che pubblicammo, tra l'altro anche su Nexus, mi disse: oh Tom, ma guarda che dove credi che abbia avuto origine la questione del non siamo mai stati sulla Luna? Cioè lui mi ha spiegato nei dettagli che è stata è originata proprio dall'interno della NASA. È la NASA che ha creato questo non siamo mai stati sulla Luna, perché ovviamente doveva fare in modo che la gente non si interrogasse troppo su quello che eravamo effettivamente andati a fare sulla Luna e soprattutto su quello che abbiamo trovato sulla Luna, che non si deve sapere. Però, diciamo così, sulla Luna siamo stati accolti non proprio a braccia aperte, come citava Nick prima, ed esistono un bel po' di prove a questo proposito. E poi, curiosamente, al ritorno dalla Luna, certi settori tecnologici, soprattutto nel campo delle telecomunicazioni terrestri, hanno avuto un salto da gigante, forse a causa di strani metamateriali che sono stati recuperati dagli astronauti, certo, durante le loro missioni. E qui mi fermo. Tra l'altro, Tom, nel video negli spezzoni di video che hanno circolato della fantomatica missione Apollo 20, si vedono benissimo anche delle strutture antiche, sì, delle, esatto, basi molto particolari e con molto materiale vetroso. Ecco, esatto, è proprio quello, proprio quello. Ma la AT&T, la grande società delle telecomunicazioni degli Stati Uniti, la principale potremmo dire, ha finanziato le missioni Apollo e ne ha ricavato in cambio la tecnologia della fibra ottica. Esattamente. La fibra ottica è derivata direttamente dalla retroingegnerizzazione di certi materiali di alcune cupole antiche, roba che risale a circa 20.000 anni fa, cupole che, di rivestimento di antichi insediamenti lunari non terrestri, cupole devastate in rovina, ma di un materiale vetroso che ci hanno realizzato la fibra ottica da quel materiale. Esattamente, hai concluso nel modo perfetto quello che stavo dicendo, esattamente così. Io, se posso, invito anche le persone che ci stanno ascoltando. Nel frattempo, poi vogliamo vedere questo gatto bellissimo che sentiamo da te, Tom. Faccelo vedere, così diamo anche un po' a tutti gli appassionati felini all'ascolto, gli diamo anche un volto. Però vi invito a vedere sul canale Facciamo Finta Che, la puntata che ho fatto con Tosatto e con De Graia proprio sullo sbarco sulla Luna, anche quella molto interessante, ma dal punto di vista di quel che è accaduto dopo, quindi tutte le anomalie e le versioni ufficiali che non stanno in piedi, che la NASA stessa ha dato negli anni a seguire, insomma molto, molto esilarante, anche se tragicomico. E poi da tempo noi che cosa facciamo? Splittiamo un po' anche i nostri contenuti su Facebook, e devo dire che da quando Open, Puente, tutti i fact checker, che loro sbagliano l'impossibile, ma si prendono il diritto di venire da noi a dire se le cose che condividiamo sono vere o false. L'ultima che ci hanno censurato è Biden, che dorme palesemente durante la commemorazione di Maui, e i fact checker hanno detto no, un po' dorme, un po' no, ogni tanto ha gli occhi svegli, quindi questo è un contenuto falso. E quindi ci hanno tolto anche quel video. Comunque, un'altra coccarda del fatto che siamo sulla strada giusta, se vi va di andare su Facebook, sulla mia pagina, adesso avete questo avviso, cioè mi dico, guarda, questa pagina ha condiviso ripetutamente informazioni false, le informazioni sono state valutate come dai fact checker e indipendenti e violavano i nostri standard della community, controlla la pagina oppure metti comunque il mi piace. Cioè, capisci? Sì, ma già capisci bene che questa è una decorazione che ti devi appuntare sul petto. Sì, ma a me fa ridere i fact checker indipendenti, no? Come se uno indipendente si mette lì. Cioè. No, ma poi se uno vuole proprio ridere, Facebook stesso o i social ti chiedono: vuoi la V-Blu? Allora tu o paghi, come non mi esprimo su chi sta pagando per avere la tick blu,
Oppure facci sapere che sei un creatore di contenuti, dici che sei un giornalista, dici l'iscrizione all'albo, metti eccetera eccetera e vedrai che ti tratteremo, ecco infatti, cioè, nel senso devo subire questo bullismo da parte di qualche fact checker sfigato che voglio vedere il curriculum di chi mi dice che la pagina non è attendibile, posso sapere il curriculum? Poi... perché ho saputo, il curriculum della mamma lo so, manca il suo, ecco. Sì, 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 ma ci si arriva. Ho saputo che la cabina di regia dei fact checker, ma anche per quanto riguarda le grosse piattaforme americane, anche di Google, pensate, non è negli Stati Uniti, è nella City. Ah, Londra. Ah. Una perfida Albione. Ma tu pensa. Sì. Ma le... tecnicamente neanche, perché sai bene che la City non ha niente a che vedere con la Gran Bretagna, perché è un territorio autonomo e indipendente, un po' come la... Comunque è là, è là. Questo è molto interessante. Comunque, se volete comunque mettere un mi piace, così, giusto per fargli capire ai fact checker indipendenti che poi altro non facciamo che condividere gli editoriali e i nostri contenuti. Quindi li potete trovare, fra l'altro, anche su Facebook. Ora, quindi, per farli incazzare, anche le puntate di Facciamo Finta Che le metteremo anche su Facebook. Sempre Facciamo Finta Che. Poi abbiamo il blog, nel frattempo voglio anche ringraziare Nicola per averci mandato anche un po' di articoli, piano piano li vedremo. Ah, facciamo dopo ne arriva un altro fra poco. Molto, molto, molto bello. Anche tu Tom, so che la tua agenda è fitta, ma se poi di qui a quando sarà ti avanza un articolo, volentierissimo www.facciamofintache.com e noi ne mettiamo più o meno uno al giorno, quindi se vi va amici da casa prendete anche l'abitudine di andarli a consultare. Ecco, qui c'è Nicola Mia sul mondo al contrario, poi si parla di Assange, Nicola prima aveva Copernico e la nascita della teoria eliocentrica, il ritorno degli dei dell'Olimpo con Marco Rico De Graia, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Se vi va, con lo staff stiamo provando anche questa avventura, quindi un abbraccio anche a tutti i ragazzi dello staff che stanno veramente lavorando tutti i giorni senza sosta per dare sempre più materiale. Vedete che al crescere dell'entusiasmo degli amici da casa crescono gli eventi, crescono le iniziative, i mezzi di comunicazione per uscire quanto prima anche da YouTube con la nostra missione fuori dal tubo, perché non vogliamo essere solo YouTuber, ci piace poter fare qualcosa in più e non dipendere da chi con un click ci tiene un po' per i coglioni, detto in francese. Allora cerchiamo di essere in qualche modo ovunque, su Telegram, in tutte le piattaforme. Se vi va, visto che oggi è giovedì, uno dice ma cosa faccio questo weekend? Ancora non lo sai? Posso suggerirti di venirmi a trovare a San Marino, non so a quanti chilometri di sta San Marino dove abiti tu, però se ti va, questo è il numero al quale puoi prenotare insieme a Victor Nunzi, Andrea Tosato, Tea Crudi, Davide Rossi, ne vedremo delle belle. E amici, se poi vi va, mi raccomando non chiamate la nostra povera Monica, mandate solo WhatsApp o SMS, vi risponderà, se non vi risponderà subito fatecelo sapere, perché vuol dire che magari qualche messaggio è andato perso. E dopodiché c'è anche tutto l'altra lista di eventi tutti prenotabili. 9 settembre insieme a buon Nicola Bizzi andiamo proprio nel nord-est, quindi bravi a farvi arrostire. Andiamo, noi sfidiamo la sorte, andiamo lì insieme a tutti gli amici di Jesolo. 16 settembre una bellissima escursione insieme ad Andrea Cogirino, la Sacra di San Michele, una visita come non l'avete mai fatta. 30 settembre finale Ligure, una bellissima conferenza. 28 ottobre tuttissimi invitati al compleanno di Facciamo Finta Che, terzo compleanno, e festeggeremo insieme dei bei traguardi ed è anche un po' la scusa per stare tutti insieme a teatro. Detto ciò, passo la parola a voi, un giro finale. Ma che dire? Non saprei neanche che un giro finale. Abbiamo già detto più o meno tutto quello che... E anche di più, perché poi siamo passati dalla Terra alla Luna e ritorno, quindi figuriamoci. Niente, le mie considerazioni finali, ribadisco quello che ho detto poco fa. Vediamo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, come si andrà a sviluppare tutta questa narrativa intorno all'apparente morte di Prigozhin, perché sarà interessante per capire o per farci un'idea un po' più precisa di chi
di che cosa e di quali siano le, diciamo così, quale sia il vero intento nella, in questo genere, di questo genere di narrativa. Quindi diciamo che già giovedì prossimo potremo avere qualcosa di ancora più interessante da raccontarci, credo. Giusto, Nick? Sì, io salto di palo in frasca, come si suol dire. So che Gianluca ha fatto un editoriale, uno speciale sul mondo al contrario, ma volevo fare una piccola considerazione. Ora, al di là del contenuto del libro, che io l'ho letto, ma non è poi tutto questo granché, a me ha dato fastidio che certi personaggi si siano immediatamente precipitati a dare a Vannacci di gatekeeper. Oggi va di moda dare a tutti di gatekeeper. È una moda che io ritengo assurda, anche un po' ridicola, anche perché chi veramente è il vero gatekeeper non si presta a certe cose. Fidatevi. Hanno definito il generale Vannacci un gatekeeper perché? Perché è stato dichiarato, quando era a distanza all'ambasciata italiana a Mosca, è stato dichiarato persona non gradita, ma è stato dichiarato persona non gradita in quanto generale NATO, in quel momento, alla vigilia dell'operazione militare speciale, non perché è lui, cioè intendiamoci, non è che lui ha avuto posizioni marcatamente antirusse per essere dichiarato persona non gradita, ma anche ammesso e non concesso perché sarebbe un gatekeeper. L'hanno definito un gatekeeper perché lo hanno visto a una riunione del Rotary. E allora? Cioè, anch'io ho fatto conferenze a Rotary. Cioè, è un'associazione come un'altra. Ma c'è la moda di dare del gatekeeper, ma in realtà, analizziamo bene i fatti, chiunque lui abbia dietro, perché ha le spalle coperte, per fare un'operazione mediatica di questo tipo devi avere qualcuno dietro. Ma non è il sistema in questo caso. Perché questa operazione ha portato allo scoperto la questione dell'inquilino del Quirinale. Guarda caso la Verità ne sta parlando negli ultimi 2 o 3 giorni, anche oggi c'è un bell'articolo che devo finire di leggere, fra l'altro. Quando l'inquilino del Quirinale, colui che abusa della nostra libertà, era ministro della difesa, il generale Vannacci fece una clamorosa denuncia, ebbe una clamorosa presa di posizione sulla questione dell'uranio impoverito. Due esposti. E Mattarella è una persona molto vendicativa. È emerso che a fare pressioni su Crosetto, ora vi ripeto, a me non interessa stare pro Vannacci contro Vannacci, ho letto il libro, dice cose che fanno incazzare una certa sinistra demoniaca. Bene, ma che si incazzino pure. Più, per me, più queste cose circolano, e più creiamo un muro contro la cultura woke, contro la degenerazione che ci vorrebbero imporre. Quindi io non è che voglio difendere o attaccare il personaggio, ma io dico ben vengano certi contenuti perché servono effettivamente a fronteggiare questo delirio. Ma se tutto questo deve essere servito a tendere una trappola a Crosetto e a Mattarella, ben venga, perché è emerso ormai in maniera plateale che c'è stato l'intervento di Mattarella sul Crosetto. E per me, io lo dico sempre, bisogna puntare in alto, perché è giusto sì criticare i politici, è giusto sì inchiodarli alle loro responsabilità, ma nessuno parla mai del Quirinale. Cominciamo a parlare del Quirinale sul serio. Questa è la mia considerazione. Tom, anche per te, se, direi non... saluti finali a questo punto. Sì. Saluti finali, non potrei essere più d'accordo con quello che ha detto Nick, quindi non aggiungo neanche una parola e passo appunto ai miei soliti saluti finali. Il mio lunga vita e prosperità a tutti, ci vediamo giovedì prossimo e poi vediamo nei prossimi giorni appunto cosa succederà. Grazie Nick, hai qualche uscita, di cosa ci parlerai domenica se facciamo finta che? Sì, domenica avremo ospite un caro amico e un grande personaggio. Domenica cominceremo a parlare delle librerie della libertà, visto che oggi si parla tanto, no, dei soprusi anche di certe catene librarie che boicottano i libri scomodi al sistema, che si rifiutano anche di tenerli, che li boicottano, che non li fanno neanche arrivare dai distributori. Ci sono invece delle librerie indipendenti in Italia che hanno lottato per la libertà,
è che nel periodo più buio della nostra storia, 2020-2021, hanno fatto conferenze carbonare la sera, rischiando addirittura di essere chiuse, di ricevere i sigilli dai pretoriani di questo potere, ma sfidando qualunque legge liberticida, hanno continuato a fare conferenze, hanno continuato a fare attività, rifiutando museruole, rifiutando soprattutto certi nazi pass. E domenica avremo ospite un caro amico che è il titolare della libreria Salvemini di Firenze, che è diventato un grande polo di coscienza e di libertà, ormai per tutta Italia. E fra l'altro Mauro Marrani, il titolare, è anche un grande studioso di esoterismo e ci parlerà delle interpretazioni di alcuni dipinti, soprattutto di Piero della Francesca. Aggiungo allora, ne approfitto anch'io, perché domani sera alle 21 io farò una diretta sul, tenete d'occhio il mio profilo Facebook, comunque sarà sia sul canale Nexus Edizioni che sul canale La Campana dello Zio Tom, farò una diretta che ho in programma da molto tempo insieme all'amico Antonello Lupino e parleremo di argomenti interessanti, cioè di certe strane arche tipo l'arca di Gabriele, l'arca dell'Alleanza, quelle cose lì. Andremo a parlare naturalmente di questo genere di armi esotiche del passato, del presente e del futuro e racconteremo anche qualcosa, andremo un po' al freddo verso sud, nell'Antartide, a vedere un po' che succede o che cosa c'è di interessante laggiù. Quindi, se vi interessa... Ti mando quel mio articolo sull'Arca di Gabriele, magari ti può dare qualche spunto di utilità. Se me lo mandi, guarda, sarà un piacere riceverlo, d'accordo? Te lo mando fra poco. D'accordo. Grazie amici, ci salutiamo con la sigla che Frabolo ha regalato a Facciamo Finta Che e con il nostro promo. Grazie a tutti quanti, appuntamento alla prossima. Facciamo finta che sia tutto a posto, anzi no dai, facciamo finta che sia l'opposto. Facciamo finta che sia tutto come ci raccontano loro, senza alcuna possibilità di replica. Facciamo finta che chiunque non si sia esposto dovrà pulirsi la faccia per il resto dei suoi giorni con la carta igienica. Facciamo finta che... Facciamo finta che... Facciamo finta che si tratti solo di un caso, anche se il caso non esiste. Facciamo finta che la maggior parte della gente non sappia vedere più là del proprio naso, perché così tante pecore tutte insieme non si erano mai viste. Facciamo finta che ci sia un disegno ben preciso e che nulla accada all'improvviso. Facciamo finta di sapere quali sono le loro prossime mosse, come provando ad anticiparle. Facciamo finta che possiamo davvero cambiare le cose, in fondo basta solo tirare fuori un po' di palle. Facciamo finta che non ci siamo fatti manco una dose e siamo ancora vivi con le spalle il doppio più larghe. Facciamo finta che l'intelligenza artificiale sia una benedizione. Sì, facciamo finta che lo sia in buona parte, che a sapere certe cose poi come si fa a non starci male, dannazione. Facciamo finta che sia tutto un piano studiato a regola d'arte e che comunque se succede qualcosa qua ci arriva tutti in tempo puntuale il messaggio It Aller. Facciamo finta che sia solo un'illusione e che la situazione attuale non sia nient'altro che la nostra proiezione mentale. Facciamo finta che per qualcuno siano ancora cose astratte, il resto sta a te. Facciamo finta che oltre alla tua vita puoi salvarne molte altre. Facciamo finta che... Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.